Ecco, sono qua con Sonic Soul. Si chiama Tails perché non lo so, perché mi gira di scegliere Tails. Che può volare, vero? Tails. Tu non deludi mai. No, niente, ho sbloccato questo, che credo che sia lo stesso di Knuckles, quindi non ci voglio andare dentro. Sì. Qui dentro. Quello non ho mica visto. Ah, sto sbloccando pian piano le cose, non è come pensavo io che. Vediamo. Perché è un. Oh, piano! Che è un nemico. Con la musica di Robotnik sotto. No, non so se la musica di Robotnik. Comunque fa schifo sto coso. Cioè, è veramente penoso. Almeno da quel che sto vedendo adesso. A parte che in 2D non me lo puoi fare un boss del genere. Ok, è un alfa, però dai. Potevi direttamente non mettermelo sto cesso in un'alfa pubblica. Ma che cacchio di movimento? C'è pure il Tails che parla da solo. Come si muove? Sembra tipo. A parte che non, per me non c'è neanche le texture, sembra tipo. Una di quelle cose che si vede nel museo Insomniac di Ratchet & Clank 2 e 3, cioè. E lui poi si muove in 3D e muove in 2D, io sta cosa qua non la comprendo. Boh, è morto, meno male, fine. Basta. Sto coso. Egg Overcraft boss, ma vaffanculo. Che poi è esploso definitivamente, quindi immagino che Eggman sia morto. Vado per intuizione. Che sia deceduto. Io ho anche aperto qua, bene, bene. Me l'ho fatto per qualcosa. Non ho detto cos'era. Vabbè, lo scoprirò alla fine del livello. Davvero. Una cosa alla volta. Cosa succede qui dentro? Vediamo un po' la telecamera perché posso comprendere cosa accade. Niente, è stato mirato, cioè Tails. Ok. Oh no! Com'è che Tails spalla Sonic, no? Perché Tails ha questo privilegio? Non è un brutto personaggio, però che sfigato. L'unica cosa che prova è o a distruggere in questo modo qua e scappare, perché non c'ho tanti modi fighi per uccidere sti cosi. No, vola tanto per il set. Cioè probabilmente non sarà come usare i cheat, diciamo, e come i Robo Blast. Però vola parecchio, vola un po' male, ma vola parecchio. È finita. Può essere che è finita. È già vivo però. È un po' come usare i cheat effettivamente. Ah, ok. Ma cioè veramente ti semplifica il lavoro e non è persona che potrebbe volare. Indipendentemente dal gioco di Sonic che stai facendo. Oh no! Ah, mi sono fatto male. La fisica degli anelli è. È nulla di che. Aia. Tra i due è un po'. È un po' irritante perché fai più fatica a raccogliere quando ti cadono. Non che voglia il gioco più facile, però insomma. Negli altri giochi non era così, ecco. Veramente. Le grandi acqua non muoio, vero? Non muoio, ma non ci capisco un cazzo. Non è che tu ti va. Meno male veramente, sennò col cazzo che uscivo dall'acqua, aiuto! Andiamo qui sopra. Sto camminando sul muro, penso a Persia. Assassin's Creed, non sono quei due. Che è quello più nuovo che corre sui muri. Quella di Prototype 2. Ma tipo quando hai le scarpe la musica si deforma. Se si deforma si velocizza. Carino, carino. Una cosa che non si sentiva più da un pezzo. Un'idea che
sentire più da un pezzo. Mi sembra che anche... Che brutto quando finisce però. Cioè tipo c'è in Custom Racing questa cosa qua delle scarpe, cioè, della musica che si velocizza, però alla fine tipo all'ultimo giro... Ehi, non fai il furbo con me. Intanto posso volare. Oh ma... Ok. Sto qui sopra, così i nemici lo prendono in quel posto. Get out of the way! Ho anche preso questo, guarda, per evitando i nemici. Mi sono anche preso uno di quegli anelli rossi che non so cosa serva. Arrivo per il 100%. Lo fai, devo saltare? Sì, direi di sì. No, come dai, non è male, ha buon potenziale sto gioco, indubbiamente. Indubbiamente buon potenziale, non so bene come devo spostarmi. Base a... no, devo prendere quell'altro. Se stiamo giocando con Sonic si è moto 7-8 volte. Probabilmente mi... Cosa ho? Ma sono qui! Posso... Così è molto più facile, effettivamente. Ok. Ciao. Ciao, ciao. Ciao a tutti. E vaffanculo. Dai, oh, non è stato neanche tanto male. Ho battuto un boss di merda. E chiaramente cambieranno, perché una merda del genere non si è mai vista. Neanche mai. C, la C di Crash Bandicoot. E ho finito questo livello qua, quindi sta andando bene, diciamo. Non male. Vediamo la prossima parte. Ciao.